tanto cara al coach Bartocci, però troppe volte invece si vedono giocatori che rinunciano al tiro, giocatori che non rientrano in difesa come dovrebbero e concedono un canestro facile come quello prima di Isley, sotto canestro trovato da Fricer. Vediamo adesso con che spirito è entrato in campo Napoli, prima ancora che con che tattica. Vediamo infatti adesso Turner, marcato Mascolo, Ronconi dentro per Vangelo che non riceve palla perché la tocca Isley. Dove c'è Marino. E c'è Nicolai Vangelo a terra che si tocca la caviglia e questa non può essere una buona notizia. Entra in campo il medico del cuore Napoli Basket, dunque sicuramente Nikolaj Vangelov non continuerà l'azione successiva. Speriamo niente di grave, perché innanzitutto perché Nikolaj Vangelov è un elemento fondamentale in questo momento per la formazione campana. In campo anche i paramedici sul parquet. L'azione tra l'altro era proseguita, quindi sono stati gli arbitri a fermarla, dunque sicuramente hanno visto un infortunio quantomeno preoccupante per Vangelov. Poi speriamo, ripetiamo, nulla di grave. C'è anche Alessio Ronconi a sincerarsi delle condizioni dei compagni di squadra. Nikolaj Vangelov è ancora a terra. Le squadre sono ferme. Sta venendo trascinato fuori dal parquet, fuori dal rettangolo di gioco. C'è lo sportivo applauso del pubblico del Palabarbuto, che certamente vorrebbe vedere al più presto il suo giocatore in piedi e rendersi conto che non è niente di grave quello che stiamo vedendo, perché ripetiamo, c'è Nikolaj Vangelov che batte i pugni a terra, quindi ovviamente sente dolore, infatti stanno applicando lo spray i paramedici, quindi si riprenderà con la palla per Treviglio. Beh, questo non è una tegola, è un tegolone, direi proprio un solaio, e dunque si riparte con Napoli che gioca con Bordi nello spot di 5. Vediamo Palumbo che segna allo scadere dei 24, 66 a 44. C'è Mascolo per Thomas, l'uscita di Turner, bel taglio di Mascolo, fa girare palla a Napoli, adesso è a zona, Thomas prova la tripla e la mette. Jamel Thomas scende sotto quota 20 di Gap, formazione napoletana. Planezio deve giocare un pick and roll con Isley, Thomas riapre per Turner che finta il tiro da 3, Turner per Thomas, si alza Thomas, altra tripla di Thomas e qua Vertemati chiama time out. Sì, insomma, si è preoccupato per le due triple consecutive di Jermaine Thomas.